È da poco sorto il sole sul porto di Ravenna. I gommoni si avvicinano alla banchina commerciale. È un'azione dei volontari di Greenpeace per denunciare come i nostri allevamenti si mangiano foresta e biodiversità in Sud America. Siamo qui al porto di Ravenna, che è il luogo dove arriva la maggior parte della soia che importiamo in Italia. Questa soia arriva principalmente da due paesi, Brasile e Argentina. In Brasile il Cerrado, la savana più ricca di biodiversità del pianeta, è in pericolo proprio a causa della deforestazione. Per produrre soia, il Cerrado viene distrutto, le terre vengono sottratte con la violenza a popoli indigeni e comunità tradizionali e noi siamo qui per esprimere questa grande preoccupazione e per denunciare le grandi importazioni di soia da parte dell'Italia, che è effettivamente il quarto paese europeo per importazioni di soia dall'America Latina. La soia che importiamo è destinata quasi esclusivamente alla mangimistica animale e finisce negli allevamenti intensivi italiani, soprattutto qua vicino nella pianura padana. Se diciamo che vogliamo proteggere le foreste e proteggere la biodiversità e invertire la tendenza della deforestazione, dobbiamo anche affrontare il nodo della quantità di carne che produciamo e che consumiamo. Sia per mare che per terra sono intervenute le forze dell'ordine, ma l'azione si è chiusa senza difficoltà o tensioni da entrambe le parti.